Emozioni e risate, siamo fieri di presentare per la prima volta i titoli di testa a doppio uso, creati appositamente per quei signori del pubblico che si sono stancati di leggerli. Se siete fra quelli, guardatevi questo schermo qui a sinistra e tornate indietro con Snab Pollard a quel tempo tanto passato in cui i cinematografi si chiamavano Nickelodeons. Per chi è convinto che un film non sia un film senza titoli di testa, se li legga a destra. Avanti quel nome. Basta? Scusate, ma gli spetta per contratto. Ferma! Esibizionista. Porta indietro Youngson. Vai, vai, vai. Vogliamo vederlo, questo film? Il principio fu una settantina d'anni fa, quando un signore riuscì ad imprigionare le immagini in movimento nella camera oscura. Con macchine da presa a manovella e il sole per riflettore, i pionieri del cinema allestivano le prime pellicole e scoprivano che il sistema più sicuro per conquistare il pubblico era farlo ridere. Le migliori prime comiche arrivavano dalla Francia, dove geni come Méliès e Zecca esploravano le infinite possibilità della macchina da presa. In questo pezzo da museo, Pierre ha finalmente ottenuto l'impiego dei suoi sogni, mentre Charmaine, sua moglie, accarezza purtroppo altri meno leciti sogni. Un leggero incidente agli inizi di carriera non basta certo a scoraggiare Pierre. Questo film, sorprendentemente ben conservato, fu fatto nel 1904. Appena 10 anni dopo le prime proiezioni dei primi films. Voilà, l'orribile inevitabile momento. Pierre e sedia a rotelle si imbattono in Charmaine e compagnia. Il povero Pierre si dibatte fra l'amore e il dovere, finché con una decisione tutta francese concilia il dovere con l'amore. Ah.
inseguiti e inseguitori allo sbaraglio per quiete, polverose strade francesi, mai contaminate da un'auto, in un tempo ormai da lungo andato. Siamo alla catarsi. La comicità non si stemperava in raffinatezze quando, tanto il secolo che il cinema, erano bambini, nel 1904. Quelli della Keystone. Fu grazie agli scritturati della Keystone che la supremazia del comico passò all'America. Quello che sta entrando nel cinema è Sennett in persona, il produttore che, meglio di chiunque altro, seppe produrre risate all'ingrosso su scala mondiale. In questo breve film del 1913, Sennett è circondato dalla crema della Keystone. Il cattivo in tuba sullo schermo è il famoso Ford Sterling. La povera inerme è l'acclamata Mabel Normand. Alla destra di Sennett un principiante, certo Fatti. E qui, naturalmente, i poliziotti della Keystone. Max Sennett è soprattutto noto per due contributi alla nascente arte del cinema. Primo, i poliziotti, i cui inseguimenti erano sinfonie tutte in crescendo. Ricordatevi questo strapiombo, lo rivedrete. Secondo indimenticabile contributo, Le bellezze al bagno di Max Sennett. Fautrici di una rivoluzione del costume da bagno che portò dai calzoni alla zuava ad un ardito barocco. Le ragazze di Sennett saltavano fuori nei posti più impensati. Regno delle comiche di Sennett, le ragazze, i comici, il vecchio studio, il maestro stesso, tutti scomparsi dalla scena.
Poter tornare bambini in un lontanissimo pomeriggio di sabato e correre al cinematografo per vedere l'omino che dalla Keystone era salito fino a diventare il comico più popolare di ogni luogo, di ogni tempo. Fiati sospesi nella fresca oscurità della sala. Sullo schermo si snoda l'inseguimento. Gli inseguitori sono guardie carcerarie, simbolo dell'autorità, dagli occhi sonnacchiosi, obesi difensori della legge e dell'ordine. Inseguito è l'eterno rinnegato, sempre alla macchia, Charlie Chaplin. Maestro eccelso della pantomima, Charlie poteva spezzare il cuore o demolire un poliziotto con un solo gesto. Questa è una sequenza da Viva la Libertà, scritto e diretto da Chaplin nel 1917 per la Mutual. Giorni e 100 azionacce dopo, Eric il cattivo capisce che l'evaso sul giornale altri non è se non il misterioso sconosciuto della sala accanto che danza con Edna, l'ereditiera sulla quale Eric ha posto l'occhio lascivo. Mentre Eric denuncia il rivale, Charlie, nonchalant, accompagna Edna in terrazza. Edna è Edna Purviance, la prima donna fissa di Chaplin negli anni della miglior vena. Charlie contro i poliziotti in una scena splendidamente ritmata che conserva oggi tutta la vis comica di quando fu proiettata per la prima volta quasi mezzo secolo fa. Seminati momentaneamente gli inseguitori, l'indomito fuorilegge va verso nuove, solitarie avventure. Charlie qualche volta aveva la peggio, ma solo con cose inanimate come questa porta girevole. Stiamo vedendo La cura,
frutto della stagione più feconda di Chaplin, è considerata da alcuni critici la migliore delle comiche brevi. L'antagonista di Charlie è ancora una volta Eric Campbell, col suo aspetto di satanasso torreggiante e panciuto. Questo è l'albergo di una stazione termale e Charlie è qui per togliersi l'abitudine di servire bicchieri pieni e di posare bicchieri vuoti. Accertato che non può bere lui tutto l'alcol proibito a Charlie, l'assistente elimina le eccedenze gettandole nel pozzo d'acqua minerale dello stabilimento. Acqua minerale a 80 gradi. C'è stata la corsa all'acqua minerale e tutta la clinica è pervasa da un certo brivido.
Charlie, sempre galante, si inchina e passa oltre. Alla ribalta di un palcoscenico di Broadway balzò sul set il più grande uomo d'azione che il cinema abbia conosciuto, il Baldo americano. Dovunque nelle Main Streets si accorreva in massa ad ammirare gli astri nascenti. Fra di essi uno riuniva la preparazione atletica di un campione di decathlon, la grazia di un danzatore classico e l'amore per la vita, la spavalderia, l'esuberanza di un puro sangue. È presidente Wilson, l'America è andata ora alla guerra e noi siamo al cinema a stupirci di Douglas Fairbanks. In questo tipico film alla Douglas, Douglas è un ricco newyorkese che sogna il West selvaggio, di cui tanto ha letto, ma che non ha mai visto. Il padre di Douglas, un magnate ferroviario, manda a chiamare il figlio ammazzasette. L'esagitazione di Douglas ha un motivo. Oggi finalmente andrà nel West, nelle terre riarse, nel regno degli indiani, a Rio Amaro, nell'Arizona, per l'approvazione di una nuova linea ferroviaria richiesta dalla cittadinanza. A quei tempi, come vedete, l'America non era ancora tormentata dal problema della servitù. Falsi serpenti assonati. Battista, dice Douglas, non dureresti due settimane contro Nube Rossa. Fortunatamente Douglas ha fatto un piccolo errore di calcolo. Questo è il West di cui ha letto, il West selvaggio e superato dell'Ottocento. E questo è il levigato, lindissimo West del 1917, verso il quale è diretto lui vestito da cowboy di maniera. Ma gli scaltri cittadini vogliono la linea e, informati di quello che si aspetta Douglas, riportano il livello della loro moderna metropoli a quello di una scottantissima cittadina di frontiera. A Lignaro sarà offerta una riedizione del vecchio West, così aderente alla realtà da non permettere dubbi. Nel tardo pomeriggio, mentre l'uomo dell'Est fa conversazione, i suoi ospiti, perché nessuno si faccia del male, gli caricano a salve la pistola. La dama di Douglas alla grande festa è la dolce Genevieve, la bella figlia del sindaco, l'attrice Eileen Pearce. Mentre si intrecciano le danze, un attivista bianco raduna gli indiani e li sprona a saccheggiare la città. Avranno buon gioco contro i cittadini armati di pistole a salve. E mentre il pericolo sovrasta, non sorprende nessuno che la natura segua il suo corso. Thank you.
qualcosa è andato storto. Nessuno aveva previsto nella recita una sparatoria vera. Douglas si butta avanti e bisogna dirgli l'amara verità. Le sue pallottole sono a salve. Le pallottole di tutti sono a salve. Gli si voleva dare un'immagine del vecchio West. C'è stato un imprevisto e sono tutti in trappola. Ma Douglas ricorda di avere le pallottole vere su nel baule. Nessuno si è mai nemmeno provato ad imitare l'abilità di Fairbanks nel condire il dramma con la ginnastica. Di secondi. Douglas è carico. Questi erano tempi di emozioni e di risate, quando gli uomini erano uomini e il cinema, cinema autentico. Guardo amoroso di Genevieve e Douglas è fuori a braccare il resto dei pelirosse. L'immagine di Fairbanks, quella di un americano spavaldo, simpaticone e pieno di risorse, dell'uomo d'azione dall'eterno sorriso, era destinata a far solida presa su tutto il mondo. Prima e forse l'ultima volta nella storia del cinema, gli indiani galoppano a piedi. Douglas torna al galoppo e riceve accoglienze memorabili. Il sindaco gli dice che, benché sia nel West dal 76, non ha mai visto nessuno come lui. Douglas, da parte sua, ammette di essere stato uno sciocco, ma ha capito la lezione e se ne va, lasciando Rio Amaro, la cittadinanza grata e Genevieve. Ma quella era un'epoca senza complicazioni, dove tutti gli amori avevano un lieto fine. E dato che a Douglas piaceva il ruvido West e a Genevieve il comfort moderno, qual era l'unica soluzione? Tempi d'oro della comica. Nei famosi anni ruggenti, il film comico era ai suoi tempi d'oro. Con attrezzature complicate come questo paesaggio girevole, negli studi di Mack Sennett si elaboravano complesse e immaginose gags visive che, superando la barriera del linguaggio, portavano l'allegria nel mondo. Per fornire di negativi tanto il mercato nazionale che quello estero,
Due macchine da presa macinano affiancate. Il concorrente più temibile di Sennett era la Roche e nei suoi studi bastava azionare una leva per far precipitare tonnellate d'acqua. Era il tempo in cui, stando fuori da qualsiasi cinema, si udivano salve di risate attraverso le porte. I registi si facevano in otto per stringere il pubblico con trucchi da illusionisti e gran colpi di scena. Ora vedremo qualche esempio della comicità visiva che punteggiò con risate i ruggiti degli anni venti. Nel 1921 il sopportabile David era il film dell'anno e fra i fuori programma si proiettava anche questa comica di Al Roach. Protagonista un ometto tutto pepe con i baffi spioventi, Sneb Pollard. Sneb è proprietario di una pizzicheria con un sistema di servizio aereo di sua invenzione. A fianco di Sneb Pollard è Maria Moschini nelle vesti di eroina e Noah Young in quelle di cattivo. Regista il geniale Charles Parrott, che fu poi a sua volta comico e famoso col nome di Charlie Chase. Sneb licenzia Noah. Facile, come per un guardiano dello zoo licenziare un gorilla. Noah, spalleggiato dagli estromessi abituè, decide di mettersi in concorrenza. Naturalmente non ha locale, né denaro, né merce in deposito, ma per gli autori, che in genere scrivevano i soggetti via via sul set, queste erano bazzecole. Primo cliente. Concorrenza col buco. Cambiamento di scena. Tre giorni dopo. Bassa ed alta marea nei generi di pizzicheria. Ma tutto non è perduto. Sneb ha ancora il suo capitale e Maria in ordine di importanza. Un altro popolarissimo comico di quel periodo fu Ol St. John. Mamma e papà si beano del loro vigoroso figlio, sano prodotto dell'aria aperta, di una buona alimentazione, di sani esercizi e di varie calamità. Thank you.
Paul St. John era un bell'acrobata. Dote considerevole quando non c'erano ancora i trasparenti e le assicurazioni obbligatorie. Quando scene come queste erano emozionanti perché erano vere. Ed è proprio Hall quello lì sospeso nel vuoto. È tutto mare, spiaggia, stabilimento. Laggiù è piccolo, piccolo, piccolo. Se un attore sbagliava una scena simile, per rifarla ce ne voleva un altro. L'avventore con la paglietta è il giovane Oliver Hardy, proprio agli inizi di carriera, molto tempo prima che si unisse con Stan Laurel per formare la coppia più esilarante del cinema. Ollie aveva ancora davanti a sé molti anni di anonimato e di particine, ma già curava la sua famosa linea a tutto tondo. Coppia Laurel Hardy era ancora nella mente di Dio quando Oliver appariva quasi maturo in questa comica di Al Roach del 1926. Queste immagini col passare del tempo sono divenute un ricordo di un grande comico scomparso che il pubblico forse amava più di quanto non sapesse. I suoi ammiratori riusciranno a identificare il volto, ma non la personalità di questo Dulcamara del 1923. Sì, è Stan Laurel, al tempo in cui non aveva ancora creato il suo personaggio, quell'adorabile tardivo che avremmo conosciuto così bene. Istituto per i sordomuti. Intrepido e vispo, Stan prosegue verso nuovi mondi da conquistare. Il suo elisir brevettato non solo cura tutti i mali, ma rimette a nuovo la più lurida macchina. Dimostrazione. Laurel cominciò come rimpiazzo di Charlie Chaplin con una compagnia inglese di music hall e in questo ostinato piazzista si intravede qualche sprazzo di Chaplin. Thank you.
finale alla Chaplin, Stan Laurel si allontana in una strada senza fine. Nella improbabile città di Capodilegno lavorava alla stazione un improbabile facchino. Certo Krovny Fribis, impersonato da un comico dagli occhi indipendenti, Ben Terpin. Il suo superiore è Cupy Morgan, che forse non ha ricevuto la sua educazione ad Oxford. Krovny ricorda i bei tempi in cui aveva il passo elastico. Beh, avere il passo elastico è una cosa, ma avere elastico è un'altra. In un tempo in cui tutti gli altri cani divi erano eroici e virtuosi con nomi tipo Dinamite, Fortecuore e Rintintin, Cameo era l'unico bastardo con gli occhi cerchiati e perenni postumi di sbornia. Più tardi, nella sala d'aspetto della stazione, un sinistro individuo è Mowbray l'ombre, il terrore delle stazioni secondarie. Mani in alto! Un sistema di pubblicità. Altri cinecani erano sempre trafelati, impegnati in salvataggi, ma Cameo era di fiato corto. Ora potete capire perché. Una partita serratissima fra Ben, il campione dei portabagagli, e Cameo. In questa sfida accanita è in gioco da una parte il prestigio degli umani e dall'altra un osso. Pensate all'umiliazione di essere battuto da un avversario che gioca da cane. Dietro il fronte, dietro queste patate, l'immortale Harry Landon, che sembra un bambino tolto sgarbatamente dai pannolini e schiaffato dentro una divisa.
Il suo reparto è balzato avanti e fra pallottole e granate appare il patetico, pallido Harry. In terra di nessuno, quando dovrebbe essere sul cavallo a dondolo, il combattente più incompetente della prima guerra mondiale. Harry chiede aiuto, ma quando chiamava lui non rispondeva nessuno. Questa comica di Harry Landon fu fatta per Mack Sennett nel 1924. Quell'anno un grande film di guerra, La Grande Parata con John Gilbert, conquistava tutti i pubblici del mondo. Landon usava lo stesso tema per farlo ridere. Il solito sergentaccio trova l'apprensivo, innocuo Harry più preoccupante del nemico. La nuova destinazione di Harry dovrebbe risolvere per sempre i suoi problemi. Tirandoselo dietro come un aquilone, l'eroico Harry gli ha salvato la vita. Qualche tempo dopo, una modesta casetta francese. Una graziosa mademoiselle apre la porta e si trova davanti l'ardito tenente Landon. Poiché il destino aiuta solo gli ingenui, gli scaltri se la sbrigano da sé. Sempre nei famosi anni venti, in quella folata di incoscienza generale, un ballo mascherato. Sotto questi due costumi, due pecore nere. E i loro occhi avidi si sono posati sulla cassaforte dell'albergo. Gli eventi precipitano quando i facchini consegnano un pianoforte con strani pedali. Questo era un ballo a sorpresa. E guardate che sorpresa. Martha Sleeper aiuta il suo fidanzatino, il detective di casa, a infilarsi un costume che lo faccia passare inosservato. Lui è Arthur Stone, che ebbe qualche parte nelle comiche di Alla Roche. Il camuffamento di Arturo è talmente realistico che per l'ambiente si sparge un certo aroma di serraglio. Thank you.
Approfittando del trambusto, i ladri stanno vuotando la cassaforte. Arturo blocca i ladri e il leone sblocca Arturo. La cattura è un magnifico esempio di come nelle comiche si serrava il ritmo comprimendo tempo e spazio. Neanche larvato il sospetto di aver arrestato anche il leone. Immancabile dulcis in fundo, alla fine dell'inseguimento, il solito strapiombo. I ladri avranno la galera, il direttore dell'hotel avrà i soldi, Arturo le congratulazioni, Cupido il cuore di Marta e, oh mamma mia, il leone il polpaccio di Arturo. Ma l'amore trionfa su tutto. Questa è una di quelle famose repubbliche in continua rivoluzione dove le mamme, per spaventare i bambini, dicono loro che un giorno saranno presidenti. Più scaltro dei dinamitardi e il presidente è Sneb Pollard. Siamo nel 1922, il che prova quanto poco siano cambiati i tempi. Nella tana, giorni di scuola per gli anarchici. Lezione di camuffamento. Il loro amato capo, Caino Noah, sta facendo un corso accelerato sul sistema più rapido di far saltare il presidente Pollard o altre cose. Svolta a sinistra! Oddio, proprio in quelle grinfie sporche di polvere nera. TNT. Tritolo. No, le iniziali di una fabbrica di articoli di gomma. Thank you.
finalmente salvo. Forse una mamma. Sì, una mamma. Il bieco Noah. Tutto qua. Poteva esserci altro? I films del brivido. Veduta dall'alto di un vecchio teatro di posa di Hollywood, al tempo in cui i films appagavano solo l'occhio. Che brividi allora, quando il dramma non era svigorito dalla logica e il cinema era tutto fatti. E niente discorsi. Una visita di gente importante. Si interrompe il lavoro. L'ospite alto è un produttore, un pioniere delle comiche, Al Christie. Quello piccoletto con i capelli ricci è ormai per noi diventato leggenda, il mago dei maghi, Harry Houdini. Di solito viene ricordato solo come l'uomo che passava attraverso le pareti, si liberava dalle catene magari in fondo al mare, ma era anche il produttore dei suoi films. Eccolo in un suspense modello 1919 intitolato Il mistero supremo. I reprobi sembrano avere Houdini in loro potere, ma non hanno tenuto conto della sua sbalorditiva capacità di fare le cose con i piedi. L'inimitabile re delle fughe si mette subito al lavoro. Notate le scarpe sopraelevate. Come molti altri grandi, Houdini aveva il complesso della statura. Le dita di Houdini raggiungono le tasche nemiche. Le chiavi vengono prelevate e sparse sul pavimento. Viene scelta quella buona. Questi altissimi gradi di specializzazione permisero al precursore di Mandrake di compiere per conto della Fox magiche gesta che avevano del soprannaturale. Mai nessuno affrontò rischi più rischiosi o cattivi più cattivi come l'eroina del film L'uomo dell'aldilà, un drizzacapelli del 1921. Entra Houdini. Suo avversario spostano la loro lotta sui precipiti picchi del New Jersey. Houdini disdegnava l'uso di controfigure. In effetti, chi avrebbe potuto sostituire l'uomo che, sospeso a testa in giù al cornicione di un grattacielo, riusciva a sfilarsi una camicia di forza? Affidato il cattivo al suo immancabile destino, c'è ancora da sistemare l'eroina in fuga. L'uomo dell'aldilà era cominciato in modo agghiacciante, con Houdini tornato alla vita dopo essere stato un secolo a candire nei ghiacci dell'Artico. Quale fattore ambientale più determinante di queste acque ai fini del brivido? Le cascate del Niagara, quelle d'allora, quando l'erosione non aveva diminuito la loro grandiosità.
Torna la linea dei serials, i film sa puntate. Pearl White. Nei films zeppi di eteree, indifese, ingenue fanciulle, irrompe Pearl White con un nuovo personaggio. L'ardita, vigorosa ragazza, amante del buon umore e dell'avventura, capace di tener testa a qualunque uomo. Mentre altre eroine del cinema gemevano o si torcevano d'amore, Pearl era al comando di un'auto. In Azione Lampo, Pearl mostra il suo bottino, un reperto di scavo con dentro un segreto che motivava tutte le 15 puntate di questa serie del 1919. Voltiamo pagina per presentarvi la più famosa serie dei film sa puntate, Le avventure di Pauline. Nel 1914 milioni di persone applaudivano il nostro, Crane Wilbur, che arrivava in tempo per salvare Pearl White, cioè Pauline, costretta dagli indiani ad una gara ad inseguimento con un macigno. Le avventure settimanali di Pauline contribuirono molto ad innalzare il cinema al livello di vizio nazionale. Pearl White meritava la fedeltà dei suoi ammiratori, perché nessuna stella ha mai faticato tanto come lei. I films di Pearl, che un tempo mozzavano il fiato, oggi potranno sembrare un po' primitivi, ma da allora molte ambiziose produzioni, con migliaia di comparse, costate miliardi, sono venute, andate e ormai dimenticate, mentre il mondo ancora ricorda le avventure di Pauline. Questo infido orientale fu sopraffatto da Pearl con allegra regolarità per 12 puntate. È Warner Holland che in seguito conobbe la fama nelle vesti di Fu Manchu e di Charlie Chan. Una battuta di mano e Pearl viene circondata dai sicari di uomini, un egregio mucchio di zavorra umana. Ma ecco un freddo sorriso. Una seconda battuta di mani e i sicari di Warner vengono circondati dai sicari di Pearl. Altro bel comitato di dame di carità. La nostra ha il compito di recuperare la formula del raggio della morte rubata da Warner per realizzare il suo folle progetto di governare il mondo. Pearl congeda i suoi chaperon dietro promessa di Warner di rivelarle il nascondiglio della formula appena saranno soli. È là, in quella scatola sullo scaffale, dice l'infido, e non c'era nessuno fra grandi o piccini del pubblico che non sentisse puzzo di tradimento. Pearl avrà la formula? Ve lo lasciamo indovinare. Niente esprime lo spirito del cinema di allora più degli ultimi terribili e agghiaccianti momenti di un episodio, sempre seguiti dalla paventata scritta in seguito alla prossima puntata. Ed ecco da diversi serials una serie di momenti critici. Qui l'ombra minacciosa di una mano si appressa a Ruth Roland, seconda solo a Pearl White fra le dive del brivido. Uomini avvinghiati nella lotta ruzzolano per la scala di un antico tempio. L'eroe è Walter Miller. Il cattivo, che lo crediate o no, è Boris Karloff, molto prima di diventare il mostro di Frankenstein, quando unico trucco indice di fellonia era una barba di 5 giorni.
una mala femmina cerca di convincere Ruth Roland che il suo amoroso le è stato infedele. I serials non si dilungavano sui problemi sentimentali. Altri problemi molto più scottanti insorgevano da un momento all'altro. Appassionati di questi films, la notte soffrivano di incubi. La prova del fuoco. Motocicletta su di un ponte girevole. Una pagoda sotto tiro. Nel vuoto. Un'automobile in corsa verso il precipizio. Un carrello, un viadotto solitario, una curva coperta. Il terrore degli abissi. Alla prossima settimana. A Spring Valley, New York, due generazioni fa, un operatore riprendeva questa allegra carica verso il cinema. Andremo con questa gente a vedere un film in cui farsa e brivido sono stati mischiati in un cocktail che attraverso gli anni ha conservato tutto il suo sapore. Il film è Vacci piano. Divo, il piccolo Monty Banks, che come tutti i bassi e gli esili, era sempre inseguito da nemici grossi. Monty ripara sul più efficiente degli accessori scenici, una enorme locomotiva. Intanto, favorita dalle coincidenze e dallo sceneggiatore, l'eroina si rifugia sullo stesso treno. Guarda un po' quel piede dove va a finire. E il treno, con perseguitanti e perseguitati, si mette in moto. We'll be right back.
Spiega che sono su un accelerato con moto costantemente accelerato. La loro unica salvezza, chissà perché, è salire sul tetto dei vagoni. Monty ha un'idea brillante. Sgancerà il vagone di coda e mollerà il resto del convoglio. Ma Monty si mette in una posizione sbagliata, che gli fa fare un passo sbagliato, che lo lascia sul vagone sbagliato, che infila il binario sbagliato. Thank you.
per finire. E diamo un ultimo sguardo ai tempi andati del muto, quando i grandi comici dello schermo si facevano amare, capire e ammirare dal mondo intero senza dire una parola. Primo, Snab Pollard, che vendeva l'illusione di un letto di piume in un albergo scalcinato. Ma ci sono beghe in vista. Il malvagio Bertram che ha l'accattivante bonomia di una iena. Snap dice a Bertram di andarsene, turba l'armonia tettonica dell'atrio. Corsa alla gioia. Due per finire. Corsa alla gioia di Al Roach, sempre con Snap Pollard nella parte di aspirante sposo, impegnato nel primo ratto, compromesso da un rubinetto. Il padre di Mary non riesce a separarsi dalla sua unica figlia. Pare che essa gli debba del fitto arretrato. L'imperscrutabile mano del destino gli depone Mary sul sedile posteriore, ma Snab non lo sa e, ferito negli affetti più cari, decide di farla finita. Snab schiaccia l'acceleratore fino ad entrare col piede nel cofano. Ora niente può fermare la macchina, neanche l'ingiunzione di pagamento della seconda rata. Imperturbabile. Terza ed ultima, Charlie Chase, con i baffetti all'americana e vestito in una versione leggermente bizzarra della moda degli anni 20, fu il più umano dei comici del muto, un grande maestro nella mimica dell'imbarazzo e della frustrazione.
Charlie si porta via parte della pozza dentro i calzoni. Questo era il tempo delle emozioni e delle risate. Un tempo ormai così lontano che i più piccoli fra questi ragazzi oggi sono sulla cinquantina. Quanto ai re della risata e del brivido, si sono discretamente dileguati quasi tutti, senza lasciare successori, lasciandoci solo l'eterna magia delle loro ombre. Il pubblico sfolla, lo spettacolo è finito. E ahimè, signori, anche il nostro spettacolo